Un buongiorno agli amici di Nante.it e un buongiorno e un bentornato all'amico Massimo Mellozzi, segretario provinciale del SIURP, sindaco di polizia, per parlare ormai a bocce ferme di quello che, diciamo no, che è successo quest'estate. bensì San Benedetto La Riviera fa spesso parlare di sé per quelli che sono i problemi Massimo, Movita e quant'altro, però eh, mi stavi dicendo per andare in onda che hai avuto un incontro con i massimi esponenti nazionali per quello che potrebbe essere qualche cambio sia a livello nazionale ma anche a livello territoriale. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie nuovamente per l'invito che, che mi hai fatto a cui non potevo assolutamente sottrarmi. E quindi accolgo sempre con molto piacere. Mh, hai detto bene tu perché avanti ieri ho partecipato unitamente agli altri segretari provinciali delle Marche, ad un incontro fra uh, segretari provinciali perché c'era la presenza, presso quel reparto mobile di Senigallia, la presenza di un segretario nazionale, Michele Alessi, che eh, ha colto l'occasione per aggiornarci sugli ultimi eventi. C'è certo. stato un direttivo nazionale a Roma e quindi ha ritenuto opportuno informare anche noi segretari delle Marche. Ebbene, la situazione... È questa, diciamo che nel calderone ci sono grosse iniziative in ambito nazionale con questo governo Renzi con cui ci stiamo confrontando, certo. sia per quanto riguarda la questione degli organici che per quanto riguarda aspetti prettamente interni nostri, quindi ehm, eh, la negoziazione del nuovo contratto di lavoro scaduto oramai da sei anni. La, la rimodulazione del nuovo accordo nazionale quadro che regola i rapporti fra amministrazione e forze di polizia certo, in generale, certo. e questi sono temi un po' diciamo, ecco, più specifici della categoria. Quello che più riguarda eh, diciamo, ecco, la cittadinanza, tutta, quindi anche voi mass media che veicolate le nostre informazioni, vi posso anticipare che nell'ambito della Polizia di Stato eh, sono in atto dei corsi e dei concorsi di agenti e sottufficiali. Per ripianare gli organici che sono fortemente eh, depauperati nell'ultimo decennio. E si sta parlando, cosa estremamente interessante, anche di rimodulazione dei presidi dei polizia, poliz di forze di polizia sì, o meglio. Sì. Voi sapete che si parla, per esempio, ecco, del, del um, Corpo Forestale dello Stato che pare è l'intenzione di questo governo, allo stato attuale che quelle 8.000 unità transitino tutte nell'arma dei carabinieri. Ha creato non pochi problemi questo per esempio perché è una forza di polizia, quella del corpo forestale dello Stato, quelle 8.000 unità fortemente sindacalizzata con CGL e Ciseleville e con altri sindacati di categoria e quindi andare a modificare uno status civile e portarlo nuovamente ad uno status militare crea problemi legislativi non di poco conto. Certo. Quindi è in atto un dibattito vero proprio a livello ministeriale. Muove questo spunto dal decreto Madia, che è un decreto recente fatto appunto dal Ministro per, la, uh, per il riordino delle carriere e riordino delle carriere che uh, ovviamente pone a confronto le varie forze di polizia, ma soprattutto quelle due a competenza generale, cioè Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato. Si sta quindi, è tutto, diciamo, è tutto fortemente concatenato, io sto andando un po' a braccio quelli che sì, saranno gli sì, argomenti che certo. poi avranno delle ricadute anche sul nostro territorio, Certamente. perché in termini, di spending, in termini di spending review, questo riguarda anche le forze di polizia, atteso che con la rimodulazione dei presidi altro non si fa che ripianificare sul territorio in base a una serie di parametri che sono quelli del, appunto, della densità abitativa. Dell'aspetto dell uh, criminogeno, di eventuali infiltrazioni o meno di delinquenza organizzata, di popolazione, di interessi economici, di appunto di densità di popolazione, e comunque non si può prescindere da dati statistici che sono poi quelli che i numeri sono, i famosi numeri che danno. Che danno un'indicazione di, di, di come si muove ecco, una provincia, saranno tutti fattori che determineranno poi quello che potrà essere appunto la rimodulazione dei presidi. Quindi certo. cosa, cosa uh, si sceglierà? Si, sceglierà cioè, si cerca di ottimizzare le risorse in campo, atteso che non c'è più un turnover nelle forze di polizia. Voi sapete, senz'altro lo saprete già. Che nell'arma dei carabinieri, per esempio nelle, nella Polizia di Stato, l'età media sfiora i 50 anni ed è un dato allarmante esatto, perché se esatto. non c'è ricambio certo, generazionale, certo, certo, certo. è impensabile affrontare ehm, temi delicati quali quelli del controllo del territorio o della lotta alla criminalità organizzata: certo, certo. per ovvi motivi, perché la criminalità è al passo coi tempi. E noi non possiamo essere da meno, nel senso che la criminalità, ovviamente, per eludere i controlli e per eh, diciamo, conquistare sempre più fette del territorio nazionale, si ingegna, si industria e si dà da fare con ogni tipo di mezzo, anche informatico. E noi non possiamo essere da meno con la nostra situazione a volte obsoleta e anacronistica. Esatto. Quindi, non voglio più tornarci sopra, ma voi conoscete bene la questione degli automezzi, esatto. quindi non parliamo solo degli organici che sono fortemente ridotti, ma anche quella degli automezzi o delle cioè, le infrastrutture. Le esatto, esatto, esatto. Quindi non mi <ride> voglio ripetere, ma dobbiamo assolutamente, nell'interesse della collettività, stare al passo con i tempi e, mai e non dovremmo mai arrivare secondi. Quindi ecco, diciamo, fai capire un po' a chi ci sta ascoltando che a breve cambierà qualcosa, sia a livello nazionale ma anche a livello locale, come dicevi tu, perché forse mi pare già l'altra volta quando venisti, mi pare prima dell'estate. Sì. Rivendicavi questa cosa che noi, cioè le forze di polizia in particolar modo, non hanno avuto in questi ultimi anni un ricambio: eh, diciamo gestionale, quindi età media molto alta, servizi che vengono un po' a mancare d'estate, sì. e nonostante gli appelli che si fa a livello provinciale, però, quando manca la materia prima è poi è anche difficile operare quotidianamente. Allora, questo discorso che ho fatto, insomma, ecco, abbraccio ed è un, un ampio cappello su quello che saranno appunto le prospettive. Calate sulla nostra realtà, io vi posso dire questo. Voi sapete che dall'inizio dell'estate, ecco, dalla scorsa primavera, nella nostra provincia è venuto un nuovo questore, sì. dottor Mario Della Cioppa, che è stato quale... del, a Pescara. Eh, sì, lui viene, da, no, lui viene come sede di provenienza dalla questura di Alessandria, di Alessandria. è stato questore di Alessandria, però, ecco, diciamo, uh, gran parte della sua carriera l'ha svolta in Abruzzo, oh, sì. in quel di Pescara prevalentemente. È un uomo abbastanza diciamo, intraprendente, energico, ha, è un ottimo conoscitore della materia, del controllo del territorio, perché lui stesso è stato diciamo, portavoce di numerose situazioni proprio specifiche di controllo del territorio e quindi. Diciamo che il suo arrivo ha determinato diversi tavoli tecnici anche nelle sedi appropriate, quale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, d'intesa con tutte le altre forze dell'ordine. Per cui voi avete visto che la scorsa estate, fra mille difficoltà, ripeto per le questioni ecco, dell'anzianità nei ruoli e qualifiche de delle forze dell'ordine, il Questore diciamo, ha favorito. Una sinergia fra tutte le forze in campo per cui voi avrete notato la scorsa estate, frequenti servizi di controllo del territorio in qualsiasi fascia oraria, ma prevalentemente in quella serale e notturna: esatto. con posti di blocco, posti di controllo, controllo di esercizi pubblici. A qualche, avrete assistito a qualche chiusura di qualche sì, locale sì. dove si erano purtroppo sviluppate delle risse, o c'era, diciamo, ecco una concentrazione di. Pregiudicati, a quel punto l'autorità di pubblica sicurezza, con l'articolo 100 del testo unico legge pubblica sicurezza ha disposto la chiusura. Quindi il Questore stesso, nella provincia di Ascoli Fermo, perché Fermo ricade sotto la nostra competenza, ha disposto delle chiusure. Quindi l'attenzione c'è stata, è massima. Però ripetiamo quel famoso slogan che le nozze con i fighi secchi non si possono esatto, fare esatto. e siamo nuovamente tornati sull'argomento proprio noi e giustamente ne facevi menzione tu poco fa, eh? quando noi stessi eh, gridammo recentemente, ma per assurdo abbiamo visto per esempio nella polizia stradale della nostra località che c'era personale in ufficio ma non c'erano le auto, quindi cioè, è proprio un assurdo storico. Una volta che c'era il personale da poter eh, impiegare nei servizi di, di vigilanza stradale, di viabilità, eh, servizi all'utenza, soprattutto sulla nostra tratta autostradale, che è la nostra tratta di competenza, è la più pericolosa del tratto esatto. A14 perché esatto, esatto. sviluppa numerose gallerie e viadotti. Esatto. E in questo tratto di competenza purtroppo anche la scorsa estate eh, ci sono stati episodi di eh, incidenti stradali mortali. Noi facciamo un intervento anche con ehm, voi diciamo, della stampa e, della, uh, e della, diciamo, della trasmi delle trasmissioni televisive, anche in quel caso lì per una vigilanza più accurata, certo. perché ovviamente va modulato l'intervento di pulizia anche in base, in base alla caratteristica del territorio. Certo. Un tratto come il nostro, dove ci sono numerose, su 20 km, ben 10 km, sono caratterizzati da viadotti e gallerie, è ovvio va da sé e poi proseguendo verso nord ci sono i lavori in corso per la terza esatto, corsia. Esatto. Va da sé che la presenza massiccia di cantieri e di un siffatto percorso. aumenti i rischi. Aumenta i rischi, quindi deve giustamente corrispondere a una vigilanza più adeguata. E per assurdo non si può proprio in periodi di. Diciamo di eh, bollino rosso, come si suol dire no? in gergo stradale, non si può sguarnire la vigilanza sulle strade in occasione di esodo o controesodo certo, di certo. migliaia o milioni diremmo di turisti italiani e stranieri. Quindi ecco, io ribadisco che l'azione c'è stata, però va sottolineato che questo è stato reso possibile. Quindi anche queste iniziative del Questore sono state rese possibili. Grazie al solito, oramai lo stiamo sempre sottolineando, ma non basta più, spirito di abnegazione del personale esatto. che ha rinunciato alle proprie ferie. Non può più essere questo un, un, un sistema, può costituire uno, un, una situazione straordinaria, bene, ma non può assolutamente trasbordare nell'ordinarietà, Esatto, perché il personale giustamente c'è. Cioè, eh, non può passare attraverso diciamo, la volontarietà del singolo, questo deve assolutamente ricadere attraverso una fase progettuale e programmatica dei servizi, coinvolgendosi tutte le forze dell'ordine, ma oltre allo studio diciamo, di fattibilità sul territorio, tra polizia, finanza, carabinieri ed altre forze dell'ordine, deve passare anche attraverso un'ottimizzazione dei servizi e del personale, non svilendo quelle che sono le prerogative dei singoli, certo, certo, certo. la necessità di conciliare anche con i propri bisogni familiari, con le proprie eh, situazioni ecco, del tutto personali del personale addetto. Quindi noi eh, ci auguriamo anche perché ogni tanto quando hai bisogno gli ante è sempre a disposizione degli amici, ma anche per fare una corretta informazione di quelle che sono i problemi quotidiani. Quindi diciamo che c'è all'orizzonte qualche spiraglio perché se si riuscirà a svecchiare un po' eh, gli attuali componenti di questo di quest organo è normale che c'è più accortezza, eh, c'è più presenza, diciamo il tutto viene da sé che d'estate si avranno meno problemi d'inverno, diciamo Diciamo che tutto sommato grandi problemi il nostro territorio non lo dà, forse d'estate, perché eh, si va a triplicare la presenza sì. di persone adulte, ragazze e quant'altro. È normale che vada a sé che tra questi si infiltrano anche quelle persone che spesso vogliono trovare il tutto subito, eh, collocandosi dove non dovrebbero collocarsi. Sì, questo che tu dici è perfettamente, sono perfettamente d'accordo con te. Non dimentichiamo assolutamente che però il nostro è un territorio appetibile, esatto. molto appetibile, esatto. te lo sottoscrivo, e che quindi qui non puoi mai abbassare la guardia. E, e voglio, vorrei aggiungere al riguardo che proprio per l'elevata età, età media degli appartenenti, ecco, mi limito a dire della Polizia di Stato e segnatamente della zona di San Benedetto, che, occo, che si occupa appunto della, della vigilanza sulla riviera, è estremamente elevata e eh, a brevissimo, cioè entro l'anno, eh, subirà purtroppo ulteriori depauperamenti perché c'è diverso personale che andrà in pensione. E che se non verrà rimpiazzato, eh, rimpiazzato eh, si rischia di far saltare i servizi minimali di controllo del territorio. Ripeto, la scorsa estate sono stati fatti dei servizi di controllo con spirito di abbenegazione e rinuncia da parte del personale stesso, non può costituire l'ordinario. Quindi il personale che perderemo entro la fine di quest'anno, quindi entro i prossimi due anni... Va rimpiazzato mesi, immediatamente. Va rimpiazzato assolutamente. Sappiamo che a livello nazionale usciranno a breve dei corsi di formazione di agenti. C'è un corso per sottufficiali che partirà da gennaio e che quindi il personale assolutamente dovrà... Fare in modo, e per questo faccio appello alle massime autorità della provincia, quindi questore e prefetto, affinché si diano da fare, si attivino presso le opportune sedi romane o ministeriali. Affinché anche il, le nostre zone vengano assolutamente perlomeno ripianate esatto. di quegli organici o di quell'organico che di vanno piano. a perdere per eh, la messa in quiescenza certo, naturale certo, certo, certo. Del, del personale perché altrimenti rischiamo che, vuoi per il Giubileo, anzi vuoi per l'Expo recentemente, quindi in Milano, vuoi per il Giubileo straordinario entro quest'anno e vuoi per altre necessità diciamo, di carattere nazionale, il Ministero concentri i suoi trasferimenti in, nelle grandi città, quindi segnatamente Milano e Roma, trascurando le varie trascurando province. Le province italiane che costituiscono il 90% della realtà urbana italiana, voglio dire. Cioè, non si può assolutamente prescindere da una vigilanza o da una presenza sul territorio delle, nelle questure come quelle di Ascoli e nei commissariati distaccati come Ferme San Benedetto del Tronto. O meglio, nei, o ancora diciamo, aggiungerei... Nei, negli altri presidi tipo quelli della polizia stradale certo, certo. e della polizia postale a riguardo ricordo che proprio il nostro ministero aveva in animo di sopprimere la specialità in ambito provinciale delle polizie postali e di taluni uffici piccoli uffici di staccamento di polizia stradale fortunatamente siamo riusciti a sensibilizzare appunto il dipartimento al riguardo per cui per adesso anche ad Ascoli quindi nel nostro territorio abbiamo una liquida di uomini specializzati, altamente specializzati in investigazioni eh, della, nella polizia delle telecomunicazioni sono un valido strumento di supporto per l'autorità giudiziaria certo. in argomenti specifici come quelli appunto, del, per esempio, della pedopornografia esatto, o esatto. di tutti quelli fenomeni in espansione. Fenomeno in espansione che crea non pochi problemi, soprattutto fra i eh, giovanissimi. Esatto. E eh, noi non a caso abbiamo anche sponsorizzato in passato, abbiamo, siamo stati anche come Siulp, parlo io, eh, abbiamo anche stimolato conferenze con le scuole eh, della nostra città. Per cercare della nostra... di far conoscere maggiormente il del problema. Esatto, per far conoscere a questo pubblico giovane le insidie che esatto. si celano dietro il fantastico, e eh, oramai, ecco, eh, internazionale mondo del, di Internet. Certo, certo. E quindi, ecco, come organizzazione, questo mi fa piacere che tu mi dia lo spunto e colgo l'occasione appunto per sottolinearlo, noi come SIURP l'abbiamo sempre fatto e sempre saremo vicini appunto alla collettività promuovendo iniziative di questo genere, per cui ogni qualvolta, ecco, voi lo riterete opportuno, voi della redazione. Invitarmi, non mi sottrarrò mai a questo vostro. Noi, per gli amici, ma anche per fare una corretta informazione, cerchiamo sempre di stare tre sul pezzo. Quindi, per me, è sempre un piacere grazie. avere i nostri studi. Quando hai bisogno, sai dove trovarci. Grazie, In grazie. In bocca da... al lupo per tutto e a risentirci. Tre lupo, assolutamente. Grazie a tutti.